Su Fatture inviate troverai tutte le fatture che hai inviato dal pannello di fatturazione elettronica. Nella colonna Stato potrai verificare le notifiche ricevute dal sistema di interscambio per ogni fattura inviata ai tuoi clienti. Clicca su una fattura in elenco. Accederai all'anteprima del documento e su Stato fattura potrai visionare il dettaglio completo delle notifiche restituite dal sistema di interscambio. Per quelle di scarto, PA e privati, e rifiuto, PA, è presente un collegamento alle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate e il codice esatto dell'errore restituito da SDI. Clicca sul codice per visionare i dettagli, causa e possibile soluzione. Se vuoi, scarica anche in locale un file zip contenente il dettaglio dell'errore restituito in XML. Dopo aver analizzato il dettaglio dell'errore restituito da SDI, potrai correggere e reinviare la tua fattura scartata o rifiutata. Se la fattura è in stato errore elaborazione, hai invece i pulsanti reinvia per inviarla nuovamente a SDI o elimina per cancellarla. Il pulsante azioni ti consente inoltre di duplicare una fattura inviata. Dovrai indicare se vuoi utilizzare le date di scadenza dei pagamenti della fattura originaria o ricalcolarle. Se mantieni le date originali, ricorda che potrebbero risultare superate rispetto alla data di duplicazione della fattura. Se vuoi inviare una copia della fattura per email al cliente, scegli Invia email. Se per il cliente di questa fattura hai attivato sulle anagrafiche del pannello l'opzione per l'invio automatico di una copia PDF della fattura, dovrai solo cliccare su OK. L'email sarà inviata dal tuo indirizzo di posta e con il template personalizzato che hai definito su Impostazioni, se hai attivato il server SMTP in uscita su Impostazioni. Non lo hai fatto? L'email sarà inviata da noreply@fatturazioneelettronica.aruba.it e verrà utilizzato il modello predefinito. Se per il cliente di questa fattura non è previsto l'invio automatico di una copia PDF della fattura, digita tu l'indirizzo del destinatario. Potrai inserire fino a 3 indirizzi email. Potrai inoltre gestire lo stato di incasso delle fatture, cioè indicare se sono incassate, non incassate o non gestite. Ricorda che lo stato dell'incasso non è assegnabile per le fatture in stato presa in carico, inviata, scartata, errore di elaborazione ed emessa e consegnata, PA. Se vuoi cambiare lo stato a una singola fattura, vai nella colonna Incassi e scegli lo stato di incasso dal menu a tendina. Se stai segnando una fattura come incassata, indica anche la relativa data di incasso. Non vedi la colonna Incassi? Controlla su Vista colonne che sia attivo il filtro per visualizzarla. Per cambiare lo stato di incasso a più fatture contemporaneamente, selezionale. Vedrai il menu Azioni da cui segnarle come incassate o non incassate. Puoi scaricare le fatture inviate in uno dei seguenti formati: PDF, XML, P7M, file conservati, file notifiche ed eventuali allegati alla fattura, contraddistinti dall'icona graffetta e un report Excel completo dei documenti. Ricorda però che sono visibili solo i formati in cui è effettivamente possibile scaricare uno specifico documento. Ad esempio, se un documento non è firmato digitalmente, non vedrai il formato P7M in corrispondenza della colonna Scarica. Per scaricare più fatture contemporaneamente in uno dei formati appena indicati, selezionale e scegli il formato dal menu Azioni. Sono versati automaticamente in conservazione, oltre alle fatture inviate e relative notifiche, anche fatture ricevute, comunicazioni finanziarie, tra cui liquidazione IVA, dati fatture e relative notifiche, ordini elettronici ricevuti, se è stato acquistato il modulo ordini elettronici, e DDT, se è stato acquistato il modulo documenti e attivata la conservazione a norma. Scaricando un file conservato, viene scaricato in locale un file zip in cui sono presenti le fatture inviate e ricevute, le notifiche, l'indice di conservazione firmato e marcato temporalmente contenente l'indice unisincro, come previsto dalla normativa, tutti generati in automatico dal sistema. Il menu Fatture inviate consente inoltre di importare fatture inviate e notifiche al sistema di interscambio. Ti basterà cliccare su Importa fatture inviate e seguire i passaggi proposti dal sistema. Per il dettaglio delle modalità puoi consultare la videoguida dedicata. Se devi emettere una nota di credito, ti consiglio di utilizzare la modalità automatica. Clicca su Azioni, Crea nota di credito per generare una nota di credito relativa a quella fattura.
In ogni caso, potrai sempre collegare una fattura a una nota di credito già creata o viceversa. Ti basterà cliccare su Azioni, Collega a nota di credito e scegliere un documento tra quelli in elenco inviati allo stesso cliente. Per i dettagli di tutti i passaggi, consulta la videoguida dedicata alla nota di credito. Sul dettaglio della fattura, visibile cliccando su una qualsiasi fattura in elenco, potrai poi visionare l'anteprima del documento, lo stato della fattura, la sezione cliente in cui sono riportati i dati del cliente, il totale fatturato, il totale documento e il netto a pagare delle fatture abbinate a quel cliente per quell'anno. La sezione documenti collegati, da cui vedere le note di credito eventualmente collegate alla fattura e scollegarle. Ricorda, se hai acquistato il servizio aggiuntivo documenti, vedrai anche tutti i documenti, cioè preventivi, ordini di vendita, DDT o proforma, che hai collegato a quella fattura. Infine, se hai attivato il servizio aggiuntivo incassi e pagamenti, vedrai anche la sezione incassi, da cui gestire gli incassi a livello delle singole rate delle fatture inviate.